Le varie scelte fatte dai nostri legislatori e dai governi hanno di fatto eliminato fisicamente la giustizia dal nostro territorio. Non ci gira troppo intorno l'avvocato magentino Giovanni Marradi, nonché ex vice pretore onorario di Abbiategrasso, nel descrivere gli effetti sui cittadini dei vari accorpamenti degli uffici giudiziari sul territorio dell'Abbiatense e del Magentino. Tutto inizia nel 2000, quando l'allora pretura distaccata di Abbiategrasso viene divisa in due. La parte abbiatense passa al Tribunale di Vigevano, mentre quella magentina viene accorpata a Rho. Nel 2013 il mega accorpamento su Pavia di Voghera e Vigevano e nel 2014 la vecchia sezione di Rho torna su Milano. Difatti, sostiene l'avvocato Marradi, sparisce così la giustizia dall'abbiatense. Il risultato finale, Robecco sul Naviglio, oggi è sotto Pavia. Quindi un abitante di Robecco sul Naviglio, per avere un amministratore di sostegno, tutte queste cose qua, le tutele, eccetera, deve andarsene a Pavia. Gaggiano addirittura è sotto Pavia, ma Gaggiano è 10 minuti di bicicletta dal centro di Milano. Oggi noi ci troviamo senza una sede di giustizia. Pensi che questo è gravatorio anche per le forze dell'ordine, perché oggi teoricamente da alcune zone i carabinieri devono andarsene a Pavia, mentre sarebbero più comode per esempio accompagnare arrestati o portare denunce. Si dice che ci sarebbe un risparmio, ma i servizi pubblici non si possono giudicare sui presunti risparmi di spesa che poi non ci sono. I disagi per i cittadini sono testimoniati anche dall'avvocato abbiatense Giancarlo Podda, che racconta come a seguito degli accorpamenti si siano trovati a dover gestire la tutela del cittadino nei rapporti con gli uffici giudiziari. Questi accorpamenti avevano comportato comunque dei grossi disagi per la nostra popolazione, oltre che per la classe forense. Il Tribunale di Abbiategrasso aveva, al momento della sua chiusura nell'anno 2014, un carico di lavoro soltanto del giudice tutelare che superava i 370 fascicoli, quindi più di quello che attualmente ha il Tribunale di Pavia con un nuovo circondario di 222 comuni. Passaggio su altre strutture di carattere giudiziario ha inciso negativamente sulla possibilità per il cittadino anziano o debole di poter accedere a questa tutela di carattere giudiziario.